Carissimi pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Oggi video rasatura, abbiate pazienza, ho tirato il più in là possibile perché faceva un caldo esasperato, esasperante, e non ce l'avrei fatta a fare il video di pomeriggio. Sono le 22:30. Quindi parlo piano, ho chiuso la finestra e me ne sono amaramente pentito perché fa già un caldo pazzesco. Come avrete visto dalla locandina, andremo a provare questa comparazione fra i due Rex, ergo il Rex Ambassador e il Rex Envoy, quindi rasoio regolabile versus rasoio testa fissa. Entrambi i rasoi sono già stati armati, non la trovo. Fidatevi con una Astra Blu, vabbè, con l'Astra Blu dovevo averla qui sul lavandino. In realtà non la trovo. Come sapone andrò a utilizzare Flowerence, l'ultima uscita di Toscana Factory Lab, prima che Bruno mi riprende, insieme a Pegaso. E la volta scorsa vi ho promesso che vi avrei raccontato il retroscena di questo Flowerence. Allora, Flowerence è un sapone dai sentori floreali, quindi al primo impatto, poi il mio naso ci sente quello che vuole sentire lui, dovrebbe avere questa profumazione di lavanda e iris. Come risaputo, i floreali non sono nelle mie corde, non mi piacciono, però aspettate tutto il video, perché poi evolve la cosa. La prima cosa che ho fatto quando mi è arrivato questo Flowerence che mi ha prestato Bruno è stata questa. Mamma mia, floreale, non mi piace. Ho preso il telefono, ho chiamato Bruno e gli ho detto: guarda Bruno, il sapone non mi piace. Bruno, da gran signore quale che è, mi ha detto: vabbè Andrea, non ti preoccupare, i profumi sono soggettivi, se non ti piace, pazienza. Poi cos'è successo? Che ho provato fisicamente il sapone, quindi mi vado a sciacquare il viso, l'ho già messo in ciotola questo Flowerence e per l'occasione utilizzo il mio Semog Soc Misto Setola Tasso. Mi sciacquo il viso, ammesso che riesca a trattenere un po' di umidità, partiamo con l'insaponatura e vediamo i due rasoi a confronto. Torno subito. Mamma che caldo, insopportabile. Allora, sapone messo a bagno in ammollo, parto con il prelievo. Ok, un pochino d'acqua, i saponi di Bruno vogliono acqua. La meccanica è quella di Pegaso sostanzialmente. Pegaso che pur tuttavia lo preferisco, come profumazione, quantomeno all'inizio, così a primo naso. Mi risciacquo il viso perché sento che l'umidità residua se n'è già andata, pennello intriso e partiamo con l'insaponatura. Torno subito nuovamente. E via. Adesso ho il telefono qui, la lampada qui e il foglietto con tutte le informazioni che vi devo dare dall'altra parte, quindi spazio per vedermi veramente poco. Allora, profumazione sì. Non sto dicendo che non sia buona, per l'amor di Dio, lungi da me. A me non, per adesso non dice nulla, sì, è un floreale, va bene, preferisco altri sentori. La meccanica è quella. Mi sa che ne ho messo poco di sapone. Pazienza. Quando il sapone non è mio, sono sempre restio a prelevarne un po'. Ok, facciamo un'insaponatura un po' più blanda a questo punto. Dunque, partiamo con questo Rex Ambassador sulla parte destra del mio viso e Rex Ambassador regolato a 6 più. Regolato a 6 più. Tanto diamo qualche informazione, lunghezza 89 mm, 106 grammi di strumento, a 6, scusate, 6 più,
abbiate pazienza se era tardi, a 6,5 ha un gap di ben 1,32 mm. Questi dati li ho presi da Razor Emporium, che è la casa che produce questi rasoi. E partiamo. La barba era una barba di 3 giorni. Cerco di fare le stesse passate. Peso che si fa sentire, lama che opera al meglio. E non ha l'aggressività di un Icon o di un R41. Lavorando con l'angolo aperto, lama si percepisce, ma è pur tuttavia, a parer mio, gestibile. Ok, dall'altra parte partiamo con il Rex Envoy, quindi rasoio a testa fissa, anche qui lunghezza 87 mm, peso il medesimo, viene dichiarato 106 grammi, e un gap di 0,635 mm, quindi circa la metà rispetto all'Ambassador. E la differenza si sente tutta, è proprio quello al doppio dell'incisività, si percepisce questa cosa, fa sembrare l'Envoy un giocattolino molto delicato. Ok, senza esagerare, e la differenza si sente parecchio nell'effetto taglio. Envoy si è lasciato indietro qualcosa, ma non voglio esagerare per poi arrivare a trarre delle conclusioni che siano corrette quantomeno. Quindi una sciacquatina e riparto con l'insaponatura. Quindi riprendiamo Flowerens, che il pennello si sta divorando, e se dovessi fare una cronostoria sulle sensazioni di questo sapone è che al secondo, terzo utilizzo ho cominciato a dire: beh, però tutto sommato, meccanica ottima come tutti i saponi di Toscana Factory Lab, l'aroma non è così disdicevole. Ok? Adesso continuiamo con i rasoi. Porterò l'Ambassador, quindi il regolabile, allo stesso valore del Rex. Attenzione, perché spesso viene detto che equivale al, o meglio, l'Envoy equivale a questo rasoio tarato a 3, 3,5. In realtà, andando a vedere la tabella che trovate sempre sul sito di Razor Emporium, e porca miseria, l'Envoy, quello fisso, ha un gap di 0,635 mm. Per far sì che l'Ambassador si possa equiparare, dobbiamo portarlo a 2,5, meno della metà, perché a 2,5 ha un gap di 0,643, quindi siamo proprio lì, e lo andrò a portare a 2,5. Ecco il cane che litiga con la puma, quindi 2,5 e vado di traverso. Poi vediamo se la sensazione è la stessa. Ma certo, quelli sono i dati della casa. A livello sensoriale non è proprio lo stesso rasoio, e mettendolo a 2,5 è molto più delicato. Boh, chissà perché. Sì, l'Envoy, quello che sto usando adesso, è un po' più presente rispetto all'altro tarato a 2,5. Quindi confermo, secondo me siamo sul 3, 3, 3,5.
E qui le due macchine direi che raggiungono un pari merito assoluto. Quindi ultimo passaggio di entrambi i rasoi e nell'evoluzione della prova del sapone sono arrivato a concludere, perdonatemi, tolgo l'eccesso dal ciuffo, che alla fine mi piace tanto, ma poi vi spiegherò perché. Tant'è che ho chiamato Bruno, no, ho chiamato, gli ho mandato un messaggio scusandomi, dicendo: Bruno, guarda, non so come dirtelo, adesso mi piace. E anziché rispondermi, sei un coglione, e avrebbe fatto bene, ha detto: mi fa molto molto piacere. Ma poi vi spiego perché alla fine mi è piaciuto, perché sarebbe una controindicazione in termini dire non ti piacciono i floreali, perché alla fine decidi che il sapone ti piace, di tuo gradimento. Lo vedremo nelle conclusioni. Quindi portiamo Ambassador ai minimi, quindi ai minimi arriva, mettiamolo sull'1, dai, anche se qui parla di 0,5, effettivamente arriva a 0,5 e ha un gap di 0,3 mm, quindi proprio una cosa stradelicata. Infatti quasi faccio fatica a percepire la lama, la sento lavorare per il rumore che fa, ma sulla pelle è impercettibile. Con rasoio su 1, credo che per tagliarsi si debba proprio estrarre la lametta dal rasoio e passarsela sul vidrio, cioè con il rasoio è impossibile. Continuiamo con Envoy, cerco di fare più o meno i medesimi passaggi. Questo è in contropelo, gratta di più. Ok, e ragazzi, è qui colpo di scena, ma mi sciacquo il viso e ne parliamo. Quindi una sciacquatina, mettiamo già il dopobarba e arriviamo alle considerazioni finali. Torno subito. Passerei anche un po' di allume di rocca per vedere proprio risultato finale, perché sono curioso. Come bruciore siamo lì, leggermente presente da entrambe le parti, ma è anche sera e sera tardi. La pelle ha sudato da impazzire oggi. Quindi tolgo l'allume e andiamo di dopobarba. Allora, dopobarba, Flowerence va ovviamente agitato. Bene. Arriviamo alle considerazioni. Partiamo dall'ultimo elemento a livello di importanza. Pennello misto, setola, tasso, Semog, Soc. Se dovessi rifare il video, utilizzerei un sintetico. Utilizzerei un sintetico perché rende senz'altro più sapone. Questo si mangia l'inverosimile. Sarà che è da un po' che non lo utilizzo e quindi assorbe anche il sapone, che caspita ne so. I due rasoi. Allora, partiamo
Premesso che sono macchine fantastiche, stando ai dati, l'Ambassador per essere uguale al Rex, stando ai dati, dovrebbe essere posizionato a 2,5 nella scala di regolazione. Secondo me, no, a 2,5, che volete che vi dica? Quello che si percepisce è un rasoio un pochino più delicato rispetto all'Envoy. Vantaggio qual è? Senz'altro in grado di affrontare barbe più importanti, quindi il regolabile è avvantaggiato in questo, è in grado anche di adeguarsi al momento della rasatura, cioè più la barba diventa corta, più io posso approfittarne della regolazione, ovviamente posizionarlo su valori più bassi, più mild, come si dice, e avere un effetto di taglio che si vada a conformare proprio al passaggio desiderato. Ecco, però vince, mi dispiace, vince l'Envoy, non in quanto a bellezza, cose, sono uguali per quello. Vince l'Envoy perché l'Ambassador con un contropelo, cosa l'ho fatto? 1, 0,5, qualcosa si è lasciato indietro. L'Envoy mantenendo il suo valore di 3, quindi il suo gap di 0,6, ovviamente in contropelo diventa maggiormente prestante rispetto all'Ambassador. Quale scegliere fra i due? Quale sia il migliore? Ho fatto un video nella sezione video tecnici dove parlo della scelta fra il rasoio testa fissa e il rasoio regolabile. Andatevelo a vedere, io sono contentissimo di averli tutti e due. Il regolabile ha i propri pregi, i propri difetti, così come il testa fissa. Se proprio dovessi, ma proprio mi dovreste spremere per tirar fuori qualcosa, per cui possa dire, ma meglio l'Envoy, ma proprio mi dovete spremere totalmente sotto la pressa, posso dirvi una cosa, in meccanica ciò che non c'è non si rompe. L'Envoy è composto da tre parti, questo credo che le parti siano, faccio un attimo mente locale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 parti, quindi è molto più complesso e infatti ha un costo anche maggiore. Perdonate il fatto che io abbia parlato, ciarlato così tanto, tirato in lungo, perché a questo punto posso dirvi per quale motivo mi piace Flowerens. Cambia, Flowerens cambia, muta, è una cosa impressionante. Dopo un quarto d'ora non è lo stesso sapone che si è utilizzato all'inizio. Dopo mezz'ora cambia nuovamente e assume una profumazione calda, molto maschia, non è più il floreale dell'inizio. E diventa un sapone che a parer mio è utilizzabilissimo anche e forse soprattutto nella stagione fredda, quindi autunno-inverno, perché le note di fondo, me ne sono scritte questo cuoio, vetiver, patchouli, si mantengono per tantissimo tempo, quindi parte sparato con un floreale. Cambia quando Bruno diceva questo cacao, questo sapore cioccolatoso vero, ma le note di fondo sono qualcosa di buonissimo. Quindi, mentre, cos'è che ho provato io? Dante, Vudenbrat, Pegaso, Asterios, boh, non me ne vengono in mente altri, restano così. Quindi prendi Pegaso, è Pegaso dall'inizio alla fine, prendi Asterios, è Asterios così, il giorno dopo risenti ancora Asterios. Questo cambia, questo subisce una metamorfosi e le note di fondo sono veramente, veramente buone. Quindi chiedo ancora scusa a Bruno per il giudizio affrettato. Dunque, carissimi, vi lascio qui perché sto pezzando dal caldo, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Probabilmente settimana prossima salterò perché lavorativamente parlando sono veramente molto impegnato. Il mio capo ha pensato bene di ammalarsi, quindi mi sto accollando anche
i suoi allievi, abbiamo degli esami di guida, sono, non vi dico come sono. Quindi, carissimi, un salutone a tutti, auguro a tutti una buonanotte, una splendida domenica, ci vedremo prossimamente. Ciao da Andrea e dal canale di Pogonotomania, alla prossima, ciao!